Siamo arrabbiati, siamo consapevoli e vogliamo sicuramente ripartire alla grande. Ragazzi, sono allenati bene questa settimana e sono vogliosi di scendere in campo. Sappiamo di affrontare una partita dura, una partita complicata, però dobbiamo avere subito la reazione giusta e determinante per noi. E i ragazzi sono pronti. Senti, mister, una considerazione generale. Negli ultimi 2 anni, forse 3, è sembrato che in questo campionato, alla fine, sia il gioco al centrocampo, cioè la solidità del centrocampo, che risulta essere determinante nello svolgersi del campionato. E contro il Rotonda, il Casarano proprio al centrocampo ha palesato qualche lacuna. Tant'è vero che vi siete affidati quasi tutta la partita ai lanci della difesa, ne discutevamo, si ricorda, subito dopo la partita. Il gioco di centrocampo è fondamentale, a mio giudizio, avendo visto e seguito gli ultimi 3 campionati. Cosa si può fare per far diventare il centrocampo del Casarano un centrocampo dominante? No, io penso che il centrocampo abbia fatto una buona gara, sia nella partita precedente che anche nelle altre. Quando un avversario ti viene a prendere alto e ti viene a giocare uomo su uomo e ti lascia la profondità, è giusto andare a giocare sul lungo. Su questo, secondo me, noi dobbiamo migliorare tanto, sia nella lettura della situazione, ma anche tecnicamente, perché tante volte sbagliamo tecnicamente l'ultimo passaggio. Però io penso che il centrocampo abbia fatto la sua parte domenica, sia dal punto di vista dell'interdizione, ma anche dal punto di vista della costruzione del gioco. Poi di fronte c'è un avversario e in base alla reazione dell'avversario, in base alla lettura dell'avversario, noi dobbiamo reagire. Domenica siamo andati a giocare diverse volte sul lungo perché l'avversario ci lasciava la profondità. Accorciavano con il quinto sul nostro terzino, quindi scivolavano secondo me anche in modo sbagliato perché ti lasciavano la profondità sull'ampiezza. Noi non siamo stati bravi a saltare l'uomo nell'uno contro uno, non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio, però bravi in quella lettura, della situazione. Poi in mezzo al campo è ovvio che dobbiamo anche migliorare tantissimo, come diceva veramente bene. Lì dobbiamo migliorare tanto e ovviamente ci vuole anche più personalità, perché nella costruzione del gioco secondo me tante volte andiamo a giocare dietro quando possiamo imbucare e giocare in avanti, lì ci vuole più personalità, però noi giochiamo con un ragazzo del 2005 in mezzo al campo e dobbiamo anche sapere che qualche errore si può fare. Dal punto di vista dei grandi, degli over, in questo momento purtroppo domenica ci è mancato Serginio, De Luca è arrivato adesso e Cerutti ha giocato bene per diversi sprazzi della partita, però anche lui secondo me deve un attimino migliorare nell'imbucata e nella giocata in avanti. Quindi, mister, parafrasando il famoso film Dimenticare Venezia, noi invece dobbiamo dimenticare Rotonda. Fino a che punto, secondo lei, è stata fortuna per Rotonda vincere con 2 tiri in porta, tra virgolette, oppure carenze nostre? No, no, assolutamente. Rotondo ha fatto la sua partita, è venuto qui, si è giocato la gara nel modo come l'aveva preparata, secondo me. Gli errori sono stati nostri in occasione dei due gol, perché come si è detto a fine partita abbiamo regalato completamente le due segnature, i due gol del Rotondo, abbiamo sbagliato in occasione del rigore, abbiamo sbagliato sull'autorete e lì purtroppo la nostra partita è cambiata. Abbiamo avuto frenesia, abbiamo avuto anche timore in alcuni momenti della partita. Però abbiamo regalato completamente. Rotonda ha fatto la sua partita, siamo noi che siamo venuti meno in occasione dei due gol. Per il resto, ovviamente, ripeto, nella prima giornata abbiamo sbagliato qualcosina nella fase di costruzione, nell'approccio all'uno contro uno contro l'avversario, dove lì dobbiamo migliorare tanto perché la tecnica dei giocatori in quel momento è anche importante. E sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Però noi siamo consapevoli che la partita l'abbiamo regalata noi e che Rotonda abbia fatto la sua gara, onestamente. Per quanto riguarda le azioni di attacco, ne abbiamo fatte tante, però scarsamente produttive sono. Sì, dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cinici. È importante in questo momento della stagione arrivarci, quello sì, però è importante anche chiudere l'azione. Mandiamo sempre 3-4 uomini a riempire l'aria, però bisogna essere più cinici. In alcune circostanze la palla è rimbalzata tre volte anche in aria, lì assolutamente non te lo puoi permettere tu, ma le altre squadre, non tutte le squadre, ti lasciano la possibilità di far rimbalzare la palla in aria. Quindi devi essere più bravo nella lettura e nell'anticipo del difensore, lì dobbiamo migliorare tanto. Per quanto riguarda invece il prossimo impegno, si va ad affrontare una squadra attrezzata come la Jeppison su un campo difficile. Quali sono le insidie che ci sono in questa gara? Le insidie sono quelle di ogni partita in questo campionato. Non c'è una squadra facile da affrontare, non c'è una squadra non attrezzata, tutte le squadre hanno almeno negli 11 una buona struttura, sia tecnica che anche fisica.
La Gebis è una buona squadra, un'ottima squadra. Ha giocatori importanti, ha giocatori di qualità, ben strutturati. Hanno un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Quindi sarà una partita difficilissima. Anche loro vengono da una sconfitta, quindi sicuramente si approcceranno alla partita nel modo giusto, nel modo arrabbiato. Però noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Vogliamo emergere, vogliamo fare una buona gara, vogliamo reagire alla sconfitta di domenica e lo faremo sicuramente con l'approccio giusto alla gara e con grande voglia di far bene. Questa è l'ultima battuta, ha già deciso nella sua mente la formazione, per esempio Falcone o Giunai a sinistra, giocherà Perez, giocherà De Luca, ha già deciso. Mi porto dei dubbi purtroppo per l'occasione, per la situazione di Citro, che non è, fisicamente non è al top perché in questa settimana si è fermato qualche giorno, ha ripreso allenamenti ed è convocabile. Questo mi porta un attimino ad avere dei dubbi per domani, però per il resto, almeno per.